uno strumento di eccezionale importanza storica e artistica, è il grande organo Walker Tamburini, che si trova nella sala accademica del Conservatorio di Santa Cecilia di Roma. Costruito nel 1894 dalla ditta Walker, ancora oggi attiva sulla scena internazionale, può a ragione essere ritenuto uno dei migliori strumenti esistenti in Italia, con una storia interessantissima da raccontare. Dobbiamo pensare che un organo non è altro che uno strumento a fiato, come potete immaginare, cioè il mantice d'aria pompa l'aria nei somieri, cioè in questi mantici che poi mandano ai somieri l'aria, e ogni canna è come se fosse un flauto che può ciascuno suonare una nota sola. E mentre il flauto può fare da solo tante note perché ha le cosiddette chiavi, i buchi, che poi aziona o tappa con le dita, l'organo invece ogni canna suona un suono solo. E quindi ecco perché ce ne vogliono tante di canne, perché altrimenti non si riuscirebbe a avere tutta la gamma di suoni che serve per un'esecuzione, per timbri, eccetera. La storia di questo organo nasce nel 1897, quando fu costruito dalla ditta Walker tedesca. Il primo nucleo di quest'organo, che mi dicono avesse 3 manuali soltanto. Poi fu ampliato negli anni, rimesso a posto, vari restauri. Comunque i grandi ampliamenti sono avvenuti nel 1966 ad opera della ditta Tamburini, organaro italiano di grande prestigio, e di nuovo nel 2011 è stato restaurato, ristrutturato e ampliato per certi versi, cioè per la parte elettronica, dalla ditta Walker di nuovo. C'è attualmente una cattedra sola di organo. Noi auspichiamo che molti più ragazzi si iscrivano e vengano a frequentare la classe di questo splendido strumento. La radio, se ti piace come strumento di comunicazione, se ti piacerebbe e se ti piacerà. Mi piace, l'ho fatta per 6 anni su Radio 105 e per ora non la sto facendo, ma la... Adesso, proprio oggi, su Radio 2, con questa trasmissione, ho capito che è il mio sogno del futuro, cioè potrebbe essere tra i miei progetti farla, però devo capire se ce la faccio con gli impegni, spero di sì. Mi piacerebbe avere un angoletto, un ritaglietto di microfono a Radio 2. E nel caso come lo penseresti? Mi piacerebbe avere un programma tipo settimanale in cui ci metto tutte le cazzate che mi vengono in mente nel corso della settimana, alcune registrate, altre in diretta, e con i personaggi, con le voci, perché a me piace molto giocare con la voce da sempre, da quando ero piccolo, quindi insomma ce ne avrei di roba, però non giornaliero, perché giornaliero poi mi rovina la giornata, cioè mi viene troppa ansia, quindi meglio settimanale. Adesso incomincio, fra un mesetto già tutto a posto. Vero, incomincio su Radio 2. Quindi già fatto. Già chiama a tutto maccio. Ah, vabbè, allora. No, non è vero, è una pensata incredibile. Per finire, me lo fai quella cosa col cappello? Quella cosa col cappello è questa. Cosa col cappello? Mi riconosci? Esce nelle sale Il ladro di giorni, film diretto da Guido Lombardi. Salvo, 11 anni, vive con gli zii in Trentino. Il giorno della sua prima comunione, mentre gioca a pallone con gli amici, compare inaspettatamente a bordo campo un uomo, e suo padre Vincenzo. Salvo a stento lo riconosce. Non lo vede infatti da 7 anni, da quando 2 carabinieri lo avevano portato via dalla loro casa in Puglia. Ora Vincenzo è uscito di prigione, vuole passare qualche giorno col figlio e parte con lui verso il sud. Durante il viaggio lungo l'Italia, scandito da molti incontri e ricordi, Salvo imparerà a conoscere suo padre, ma dovrà fare i conti anche con i suoi segreti e il suo passato. Dammi la mano, dai, ci buttiamo insieme. 1, 2, 3. Pensa quanti giorni ci ha rubato questo. Il ladro di giorni, allora. Diciamo così.